Si chiude una edizione, seconda edizione di straordinario coinvolgimento della sfida del Torchio 2024. Rionero in Vulture, la capitale del vino aglianico, ha celebrato ancora una volta il suo prodotto principe, quello che respira il territorio del Vulture Melfese, vale a dire l'uva. Lo ha fatto con gare, con il coinvolgimento dello stare insieme intergenerazionale, dal tiro con la fune, con la corsa tra botti e sacchi, ma soprattutto con l'uva e il Torchio, dedicato nell'ultima giornata a bambini e nonni. Il bilancio di questo evento raccontato in diretta su TRM Network con il presidente dell'associazione della sfida del Torchio, Aldo Cammarota. Dicevamo, una bellissima edizione. È stato bellissimo. La cosa che ci ha portato sul cuore è stata la presenza, la vista di tanti bambini, circa 200 bambini che hanno pigiato, hanno radicato i loro piedini nella nostra terra e speriamo che veramente mettano le radici. Si sono divertiti, sono stati bene, bisogna continuare e fare sempre di più. 20 comuni dell'area del Vulture Melfese che respirano la viticoltura e ospite per il 2024 un comune extraregionale, Cimina dalla Calabria. Sono stati gentilissimi, cortesissimi, hanno fatto 300 km per raggiungerci, hanno portato una squadra, hanno partecipato a tutte le gare. Rinviata la prova per ottenere il premio finale, quello che il Torchio d'Argento lo scorso anno vinse Barile, perché purtroppo una notizia funesta ha interrotto il programma. Sì, così, tutto rinviato a domenica prossima. Donato, un ragazzo di Ripa Candida che partecipava attivamente insieme ai suoi genitori a questa edizione della sfida del Torchio, ci ha lasciato prematuramente. Abbiamo il cuore pesante e non ce la sentiamo di procedere oltre, per cui rinviamo tutto di una settimana. Sono stati giorni di festa molto belli e intensi, anche la città di Rionero si stringe attorno ai familiari, alla comunità di Ripa Candida. Domenica prossima si celebrerà l'ultima giornata conclusiva con questa sfida che di regola chiude questi 3 giorni di manifestazione.